per quanto riguarda un'impresa for profit che si è data una strategia di trasparenza, abbiamo Raffaele Cirullo dell'Enel che ci dà conto del perché e di dove va quella strada. Abbiamo affrontato in questa prima fase del dibattito quella che è la parte del contesto esterno. Ho puntato un po' di keyword. Francamente io ritengo che siano tre gli elementi fondanti che riguardano ovviamente i big data su questi temi. C'è certamente un tema di sviluppo, un tema di regole e un tema di standard. Allora, se riprendo un po' le considerazioni fatte dai colleghi, stamattina il Presidente Giovannini anche citava l'agenda digitale, sicuramente l'agenda digitale è un provvedimento che va nella via dello sviluppo e anche delle regole e forse magari cerca anche di tracciare degli standard. Proseguendo, sicuramente c'è un tema di risorse che sono necessarie allo sviluppo. Sul tema delle regole, certamente stiamo dicendo che c'è bisogno di una normativa che definisca un po' le regole del gioco. Il collega diceva che Google è partita forse in un momento in cui di regole non ce n'era bisogno e quindi ha avuto, come dire, un vantaggio competitivo che magari altri oggi non hanno. C'è un tema di proprietà del dato che io ritengo sia sicuramente da affrontare per definire delle regole che ne giustifichino comunque un utilizzo aperto, fermo restando che chi aggrega dati li aggrega a fronte di un utente finale che li produce, quindi certamente dei fenomeni di crowdsourcing potrebbero ribaltare questa problematica, quindi vediamo oggi che tutti i principali social network sono basati su questo principio, quindi la contribuzione di tanti utenti che creano un contenuto condiviso. Sul tema degli standard abbiamo affrontato vari ambiti, abbiamo parlato dei big data, del cloud computing, del web semantico, del linked data. Certamente questo è un contesto esterno che sta definendo un perimetro su cui poi i big data si inseriscono. C'è il tema degli standard, certamente oggi per scambiare dati è necessario parlare un linguaggio comune, quindi tutti questi elementi contribuiscono alla creazione del contesto esterno e sono assolutamente imprescindibili. C'è un tema poi di come l'azienda affronta questo contesto, quindi una spinta sull'innovazione, come questa innovazione diventa processo all'interno dell'azienda e come questo processo viene implementato sulle piattaforme. Quindi un percorso di adozione dell'innovazione che di fatto porta a un risultato, a un beneficio. Oggi parlare di big data e vederlo, diciamo, sulle piattaforme certamente è un impatto significativo, quindi motivo per cui io ritengo come azienda che il crowdsourcing sia forse la soluzione al problema dei grandi investimenti in piattaforme che forse la gestione dei grandi moli di dati oggi richiederebbe. Dal punto di vista di Enel, quindi come noi abbiamo affrontato questo percorso, ovviamente noi a partire dall'innovazione ci siamo ispirati a un principio di open company, quindi l'azienda aperta che va nella direzione di esplorazione di tutta una serie di innovazioni che vanno nella logica della trasparenza ma anche nella logica dell'accountability. Oggi non parliamo di smart cities e in realtà la nostra azienda è molto impegnata su questi fronti, ci sono dei piloti e quindi certamente su quel fronte lì credo che l'agenda digitale aiuterà il nostro gruppo in questo. Andando invece un po' più sul tema dei big data, quello che noi abbiamo fatto è abbiamo un po' ci siamo ispirati un po' a questo concetto di innovazione attraverso lo studio di quelle che erano i fenomeni di open source e quindi di come io azienda riesco ad aprire anche delle componenti
utenti, magari applicative che ho realizzato per i miei sistemi, piuttosto che abbiamo parlato di startup, anche favorire attraverso un lab Enel con un bando tuttora attivo, l'Enel Lab, la nascita di startup nell'ambito del clean tech, fino ad arrivare agli open data, un percorso che abbiamo intrapreso circa 2 anni fa e che oggi vedremo come è nato e che tipo di approccio e benefici sta portando. Certamente il nostro approccio anche nell'ambito dell'open data è stato questo, quello di guardare all'innovazione, capire come questa innovazione può entrare in un processo aziendale già esistente, favorire la nascita di un nuovo processo e arrivare poi alle piattaforme che erogano questo servizio. Uno ovviamente dei padri ispiratori di questi concetti è stato Berners-Lee, che sostanzialmente dice: guarda nella tua azienda e cerca di capire quali sono i dati che possono essere utili alla tua azienda ma anche al pubblico esterno. E credo che questo sia un passaggio molto molto importante, perché troppo spesso nella fretta di voler dimostrare di condividere grandi moli di dati si dimentica che forse prima di condividere un dato bisogna capire qual è l'utilità di quel dato, quindi cercare, benché ovviamente poi saranno altri a farne uso e a come dire, valorizzare il valore intrinseco di quel dato, cercare di aiutarli, perché poi, come si dice, la sovrainformazione fa disinformazione, quindi questo genera forse anche abbandono poi nel tentativo di, come dire, lavorare queste grandi mole i dati. Quindi noi abbiamo ragionato in uno scenario, in un percorso che è partito proprio dall'analisi interna all'azienda, quindi ci siamo detti: ma quali sono le informazioni che possiamo pubblicare? Come possiamo migliorare la nostra trasparenza e anche la nostra reputation? Che cosa significa aprire questi dati? Chi ne può beneficiare? Quindi ci siamo anche posti il problema di dire: di tutte le informazioni che noi abbiamo in azienda, quali sono le informazioni più appetibili, quelle che effettivamente possono trovare un riscontro immediato? E quindi da questo siamo riusciti a fare un inventario di quelle che sono la mappa delle nostre informazioni e a decidere un percorso. Questo percorso ci ha portato a fare dei primi carotaggi, dei primi esperimenti e a vedere dei risultati tangibili, quindi se l'ambito, diciamo, commerciale, quindi di mercato, riesce ad avere un beneficio di circa addirittura 13.000-15.000 ricerche in più su un punto vendita, significa che quel dato comunque ha dato un beneficio all'utente, ma lo ha dato anche all'azienda. Ed è questo il principio fondante della nostra iniziativa Open Data, un'utilità che deve essere tangibile. Oltre a questo, e qui entriamo poi negli altri temi che sono stati trattati dai colleghi, c'è un tema di linked Open Data e di cloud. Come io riesco a dare queste informazioni, a renderle disponibili e a far sì che qualcuno le utilizzi come fonte primaria di informazione. Quindi un qualche cosa che permette a un altro utente che utilizza questa informazione di connettersi al mio servizio, avere il dato e avere il dato sempre aggiornato. Questa è una filosofia che anche Istat, devo dire, ha sposato e devo dire con successo. Un altro tema è il vantaggio che l'azienda può avere da questo, quindi abbiamo parlato prima di web semantico, quindi spingendoci oltre abbiamo detto: Open Data ci può aiutare anche a sviluppare la componente semantica di questa iniziativa e quindi migliorare, parlavamo di Google, la raggiungibilità dei nostri contenuti, quindi non solo di dati ma anche di informazioni all'interno dei principali strumenti di ricerca oggi. Questo è il progetto che abbiamo oggi online. 206 dataset, 4 macro categorie che riguardano i dati finanziari del gruppo, il consolidato di gruppo, i dati di sostenibilità, la presenza sul territorio attraverso una piattaforma web.
Questo percorso ovviamente ci sta portando con riscontri reali, quindi da parte degli utenti piuttosto che da analisi di quello che è il panorama oggi degli open data, a definire quello che è il progetto 2013, e quindi da questo abbiamo iniziato a segmentare l'informazione in maniera un po' più strutturata, per cui siamo andati a definire le categorie relative ai dati ambientali, ai dati geografici, quindi la presenza sul territorio, perché ci siamo resi conto che quello è un dato molto importante, un dato che gli utenti utilizzano, di cui hanno bisogno e sul quale molto spesso altre realtà fanno business, perché magari un'informazione di un punto di presenza può essere inserito in un'app come dato free e peraltro sempre aggiornato, e può essere utilizzato poi dall'utente finale attraverso anche dispositivi mobile. Dati di marketing e comunicazione, quindi anche dal punto di vista dell'azienda dare informazioni anche promozionali, fino ad arrivare ai dati economici e finanziari, oggi i dati del gruppo, il bilancio civilistico e consolidato, il bilancio di sostenibilità, il rapporto ambientale, le semestrali, le trimestrali, sono dati pubblici disponibili sul nostro sistema, quindi di fatto un'apertura anche proprio dal punto di vista dei dati sensibili dell'azienda. Ovviamente su assi temporali, di frequenza, di luogo, ma anche di azienda, quindi il progetto verrà portato all'estero e quindi porterà dentro anche le informazioni di tutte le altre aziende del gruppo. Questo per migliorare la fruizione dei dati, perché riteniamo che indipendentemente dagli standard che devono essere definiti e che ovviamente sono disponibili, indipendentemente dal fatto che comunque c'è bisogno di grandi moli di dati, questi dati devono essere fruibili, devono essere utili agli utenti, al pubblico che effettivamente li utilizza, perché altrimenti si rischia di riversare in rete grandi moli di dati ma non avere un beneficio. Concludo, diciamo, con una preview di quello che è il progetto che nel corso dell'anno prossimo vedrà la luce e che di fatto inizia a ragionare rispetto a questa clusterizzazione di dataset, quindi specializzandoli, cercando di aiutare il pubblico a fruirne. Se ho visto bene, nell'ultima slide c'è vendita di energia elettrica. Perché è una delle domande latenti, no? Sì, io faccio, ne approfitto di questo convegno anche per fare delle richieste specifiche all'Enel. Ho fatto la medesima richiesta specifica a Terna. Io non riesco nel mio monitoraggio sull'economia italiana, non riesco a ottenere dati, scusate, ne approfitto veramente in maniera brutale, non riesco a ottenere dati sui consumi energetici del comparto industriale italiano. Ho delle difficoltà mostruose, la prego, mi dia una mano. La passione del nostro pubblico di statistici sicuramente li conduce a perdonarti per questo intervento. Beh, certamente Terna è il soggetto che gestisce la rete elettrica nazionale, per cui noi siamo uno degli operatori, il più grande, ma certamente loro hanno una visione insieme che magari noi non abbiamo. Comunque ricevo, come dire, raccolgo la richiesta. Quindi comunque quello che c'è scritto lì, vendite di energia elettrica, è euro, non è watt. O... È un dato che è presente nel nostro bilancio e che ovviamente fa riferimento al nostro. Bene, quindi questo è un percorso motivato di, in qualche maniera, di risposta innovativa alla opportunità di condividere una parte dei dati che l'Enel ha deciso di fare, ed è possibile, come diceva Iemma, che alla fine questo modello confrontato con l'altro prevalga. Ci sono dei motivi a favore sia dell'apertura che della chiusura nei sistemi di business for profit, questo è inevitabile. Probabilmente una grande impresa di infrastruttura, di sistema con conduzione
illuminata trova riesce a cogliere il vantaggio dell'apertura, che inevitabilmente resterà parziale, o perlomeno per adesso lo è. Beh, certamente è un percorso che continuerà, e il motivo per cui oggi ho presentato in anteprima il nostro progetto 2013 è proprio perché quello che vogliamo dimostrare è che non è un'operazione di marketing, è un qualche cosa in cui crediamo, è un processo lento ma progressivo. È ovvio che come dire, è un percorso, quindi non arriveremo mai al 100%, perché il 100% dei dati forse non arriverà mai a essere completo, ce ne saranno sempre di nuovi, però certamente è un percorso. Un tema importante è che molto spesso anche l'investimento che va sostenuto per pubblicare delle grosse mole di dati è significativo. E molto spesso forse quell'investimento poi non giustifica un pubblico che chiede quelle informazioni, quindi è anche un bilancio rispetto a quella che è la domanda di dati. Ecco, a questo proposito, e chiudiamo questa parte, c'è una quanta domanda c'è stata di questi dati? Cosa avete visto in, che ne so, utenti unici o richieste? Allora, devo dire, dal punto di vista del traffico del sito c'è stato un buon riscontro. Nel corso dell'anno parliamo di, se non ricordo male, circa 150.000 download. Dal punto di vista di applicazioni reali ne ho viste forse due. Quello che però, e lo dico con soddisfazione, ho osservato che tanti giornalisti iniziano a utilizzare i file del sito, e questo devo dire che è motivo di orgoglio, perché comunque almeno nell'ambito finanziario c'è chi preferisce, come dire, andare al dato e poi trarre le conclusioni, e sono stati diversi casi. Beh, questo inorgoglisce anche un giornalista, perché questo sì, sta a dimostrare che c'è una maturazione. Sì. Nonostante tutto e inopinatamente anche nella nostra categoria, e l'Istat, come sapete, fa parte di un movimento in questa direzione. Stiamo insieme con la Fondazione Aref di Trento, abbiamo fatto delle iniziative educative tagliate per l'appunto sui giornalisti per diffondere la consapevolezza, da un lato, della disponibilità di dati, di grandi quantità di dati, dall'altro del modo di raccontarli sintetico e fruibile da parte del pubblico, con tutto questo nuovo filone narrativo che chiamiamo infografica e infografica interattiva, con la quale si possono raccontare grandi quantità di dati in maniera sintetica e interattiva, con, soprattutto grazie al fatto che con il web e i tablet le modalità di accesso all'informazione stanno profondamente cambiando. Per i giornalisti che cercano di motivare la loro esistenza, questa è un'opportunità.